faccio la proposta e siamo tutti d'accordo di fare una discussione in generale, tutti gli i punti all'ordine del giorno per quanto sono inerenti al bilancio e poi ovviamente li voteremo singolarmente, punto per punto, come si è sempre fatto. Quindi se non ci sono obiezioni penso che lo possiamo procedere. Non ci sono obiezioni perché tutte le delibere dovrà approvare sono integrativi al bilancio, pertanto generalizzata e poi ovviamente voteremo punto per punto. Detto questo, quindi passo la parola all'assessore preposto al bilancio, consigliere Iannino, per il suo intervento. Grazie. No, però sindaco, non è che fa l'intervento del bilancio, fa l'intervento prima sulle. Facciamo una discussione prima sulle tariffe che stanno all'ordine del giorno. Fa una relazione che il momento della relazione del bilancio. Poi nella, sì, cioè, ma adesso dobbiamo parlare delle tariffe. Si parlerà di tutto, quando la parola parlerà delle tariffe, tutto quello che vuoi possiamo parlare. No, dobbiamo rispettare l'ordine del giorno, sulla discussione però è. Sulla discussione. Poi votarlo e dopo. Adesso dopo che ha finito lui. Prenderà la parola, da come ho capito sarai tu il primo a prendere la parola, che il Consiglio di Bilancio possa fare, il minimo che possa fare il Consiglio di Bilancio, ma come è il bilancio, il padre dell'osservazione. Giovane del Radio Tirreno, non funziona, non funziona. Vedi qua, regolarizza, ho capito, ma lo taglia pure sulla luce. No. Tanto la tengo, nonostante quello, l'aspetto è... La voce ce l'ho sempre avuta troppo alta, per cui mi sentono anche bene. Si spegne da solo. Si spegne da solo. Ha capito, mi puoi. Lo puoi votare. Puoi votare, non fai niente. Cosa è accesa? Lo spinotto, non funziona lo spinotto. Devo cambiare sta radio. Allora prego, assessore. Grazie Presidente. All'ordine del giorno collegati al bilancio sono tre punti. C'è l'approvazione del programma delle opere pubbliche, il programma degli incarichi di collaborazione e una proposta ICI di presa d'atto e di rinvio a settembre, perché dato che una novità vogliamo vedere come va a finire, magari confermarlo o doverla modificare nel periodo. Io ho parlato una relazione che ero da legge che stavo un intervento sommario su vari capi del bilancio, in modo che ognuno di voi possa poi intervenire per un'eventuale discussione per avere una risposta a questo. Quindi, aspettabili consiglieri, per comprendere le linee guida a cui l'amministrazione comunale insediata il 27 maggio del 2012 si è attenuta nella stesura del bilancio di previsione 2012, è necessario accennare ai grandi temi di carattere economico che stanno coinvolgendo tutta l'Italia e che stanno portando nuove norme che hanno già modificato o modificheranno ancora il volto del Paese. La crisi finanziaria ha generato drammatiche conseguenze su tutti i mercati finanziari, provocando una grande recessione a livello mondiale e una tensione altissima nei confronti del rischio legato ai titoli di debito e quindi conseguentemente al volume del debito pubblico in ogni paese. Le recenti vicende legate allo spread, ai mercati, al declassamento del nostro paese sono note. Nel corso degli ultimi mesi sono state varate tre importanti manovre finanziarie, il cui scopo principale era soprattutto di ridurre il disavanzo dello Stato di 82 miliardi di euro da qui al 2016. Per far ciò si è agito in maniera decisa sul sistema pensionistico, su un'accelerazione del federalismo fiscale, sui tagli alle spese pubbliche, sul sistema dei servizi pubblici locali e delle partecipazioni pubbliche e sul patto di stabilità. Senza entrare nel merito di ogni singola manovra prevista, oggetto peraltro ancora in discussione e modifiche in Parlamento, per il Comune di Santi Cosimo e Damiano ciò ha comunque significato la necessità di riordinare le spese correnti da un lato e rivedere radicalmente il sistema delle entrate comunali dall'altro,
Ciò ha reso particolarmente difficile per disporre il bilancio di previsione per il 2012. È cambiata tutta la struttura delle entrate tributarie, così come fino ad ora conosciuta. Nuovi tagli e trasferimenti dallo Stato e la diversa modalità di calcolo degli stessi collegati all'IVA sono intervenuti alla fine dell'anno. I paletti agli indebitamenti hanno reso obbligatorie scelte che l'amministrazione aveva già intrapreso per consentire maggiore libertà di scelta per il futuro. Le tariffe per i servizi, alla luce della difficile crisi economica, non possono essere modificate come sarebbe necessario per garantire una maggiore copertura dei costi. La priorità politica di questa amministrazione, che traduciamo in numeri attraverso il bilancio, è garantire comunque la tenuta del patto sociale. Diversi indicatori economici, elaborati dall'Istat e dagli osservatori costituiti dalle parti sociali, prefigurano un acuirsi della crisi nel 2012, con conseguenze occupazionali di grande flessione e l'impoverimento di ampie fasce sociali. Il tessuto sociale di Santi Cosma e Damiano non è avulso in questo contesto. Occorre quindi da un lato calmierare le tariffe dei servizi socio-educativi per non gravare ulteriormente sulle famiglie, dall'altro reperire risorse aggiuntive per la spesa sociale. Perseguire una maggiore equità, ridistribuire risorse e sostenere i cittadini che versano in condizioni di disagio è possibile attraverso la salvaguardia della spesa sociale e l'impegno di ulteriori stanziamenti per il sociale. Essendo venuti meno anche i trasferimenti a caduta da Stato centrale e Regione, intendiamo preservare il sostegno pubblico alle variegate attività aggregative, sociali, culturali e sportive che, grazie al variegato mondo dell'associazionismo e del privato sociale, arricchiscono il nostro territorio ed elevano la qualità della vita dei cittadini. Le ripercussioni della crisi economica sul sistema territoriale delle imprese si traducono in una crescente difficoltà di accesso al credito. Garantire la tenuta del patto sociale, quindi, significa anche contribuire, nel nostro piccolo, a muovere l'economia sociale locale. I trasferimenti che il Comune di Cosma e Damiano nel 2011 ha avuto come trasferimenti statali in totale per 441.996 euro per compartecipazione all'IVA e 568.000 euro per il fondo sperimentale di equilibrio si è modificato. E le manovre governative che sono state menzionate prima della lettura hanno ridotto tali trasferimenti considerando maggiori previsioni governative di entrata di IMU rispetto all'ICI del 2012. E al nostro comune praticamente spetterà con un trasferimento statale nella sommatoria di quelle che sono le entrate ICI e IVA e IMU e la parte che ci hanno ridotto, quindi avendo fatto sparire quelle che è l'addizionale comunale sui consumi di energia elettrica ed altre voci, praticamente ci è stata ridotta di oltre 190.000 euro. Per cui andiamo ad avere una riduzione di 190.000 euro che dobbiamo poi considerare nel nostro intervento per fare in modo che possa avere una priorità il bilancio. E quindi, considerando tale situazione, la scelta a livello di aiuto di IVA è stata quella di attendere il genere effettivo della prima rata per poter decidere il 30 settembre, quello che fa parte della delibera che noi andiamo a prendere atto e poi inviare ad ulteriori decisioni. Le manovre mobili di cui al decreto legislativo 201 del dicembre 2011 sono citate, ha quindi anticipato in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l'imposta municipale propria IMU che sostituisce per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari dei beni non locati e soprattutto l'imposta comunale sugli immobili ICI. L'applicazione dell'imposta a regime, come definita dal decreto legislativo 23-2011, è differita al 2015. Pertanto, le altre entrate che noi abbiamo sono la tassa della raccolta di fondi solidi urbani e, al fine di non aumentare queste tariffe, abbiamo destinato il fondo piccoli comuni messo a disposizione dalla provincia di Latina per la riduzione della pressione fiscale nella misura di 45.000 euro a questo capitolo. E la percentuale di copertura del servizio si attesta attualmente in una pressione del 91,30%. L'addizionale comunale IRPEF è stata riconfermata come negli anni precedenti allo 0,50% ed è stata conteggiata sul reddito dei bonifici ai fini dell'addizionale IRPEF per persone fisiche nell'imposta 2010 che pare a 53.000 euro.
La gestione delle spese invece, per coprire le spese correnti di questo esercizio, l'amministrazione ha dovuto destinare una quota degli oneri di urbanizzazione pari al 75% a questo capitolo. Il raggiungimento del pareggio di bilancio è stato reso maggiormente difficoltoso non soltanto dai dati di trasferimenti statali, che sono diminuiti, come abbiamo detto, di 890.000 euro, ma bensì anche da aumenti di spese, che sono quelli delle assicurazioni, dell'energia elettrica, dei carburanti, dell'aumento dell'IVA al 21%. Tutto ciò ha portato, oltre che a una diminuzione delle entrate da parte dei trasferimenti statali, a un aumento di spese che sono determinate non dall'aumento dei servizi o dal miglioramento dei servizi, ma quantomeno dalle spese dei servizi stessi, che sono ricaricate le spese. Come in ogni famiglia, può ben vedere quando aumenta l'energia elettrica, aumenta il carburante, aumenta tutte queste cose, si ritrova che lo stipendio non gli basta e quindi deve tagliare, deve stringere la cinta, ed è quello che abbiamo cercato di fare per non aumentare le tasse ai cittadini. Per quanto riguarda le spese per il rimborso delle quote capitali e interessi per mutui in ammortamento, la spesa è rimasta invariata rispetto al 2011, che ad oggi ammonta a 782.829 euro, all'ordo della somma dovuta da Acqua Latina per retrocessione di interessi passivi per mutui relativi alle forniture del depuratore per 181.000 euro, che sono quella quota di ammortamento che si è fatta carico a Colatina quando è stato trasferito tutto il sistema fognario e che noi avevamo già realizzato allora, perché se non l'avessimo realizzato in quel periodo con l'accensione di mutui che adesso ci viene rinforzata da questo soggetto chiamato 4, noi forse non avremmo più fatto altre opere di fognature. Basta vedere il territorio che sono 15 anni e non si vede granché. Pare che ci sia un appuntamento adesso con l'ADO per visionare il territorio e rendersi conto di dove si può fare qualche tratto di fognatura, non eccessivo, ma qualche tratto di fognatura sul territorio. E la parte che riguarda il contributo del Ministero degli Interni, gli investimenti di 111.000 euro, per cui noi abbiamo circa 300.000 euro che ci vengono rimborsati in questo modo, e la restante parte è a carico del fondo comunale, il fondo comunale che andrà nel tempo a redistribuirsi e a ridursi. Per quanto riguarda la spesa per il personale prevista per l'esercizio finanziario 2012, essa ammonta ad euro 1.219.000 euro, all'ordo delle voci di spesa individuate dalla Corte dei Conti sezione Autonomie, nelle linee guida ai questionari è pari al 30% della spesa corrente. In tale somma sono compresi anche i lavoratori socialmente utili assunti a tempo determinato dal 31/12/2011. Finanziati con i fondi europei e le assunzioni stagionali dei vigili urbani finanziate con il paese del patto di stabilità. Il patto di stabilità, che attualmente nel quadro legislativo è fortemente punitivo, viene determinato dopo che l'inasprimento approvato con la legge di stabilità dello Stato del 2011 ha posto pesanti vincoli alle autonomie locali, determinando di fatto fortissime limitazioni, soprattutto nei pagamenti per i lavori eseguiti, anche se già finanziati. Nonostante il quadro davvero difficile in cui ci si muove, il Comune di Santi Cosimo e Damiano è riuscito a rispettare sempre, da quando il patto di stabilità è stato istituito, anche negli anni precedenti, gli obiettivi che di anno in anno sono stati posti grazie a controlli, manovre e grandi sforzi da parte di tutti. Anche per il 2012 sarà necessario agire con maggiore cautela per monitorare il più possibile i flussi d'entrata e della spesa ed agire con tempestività qualora ciò si rendesse necessario. Infatti, qualora si sforasse il patto di stabilità, sono previste le seguenti sanzioni: riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, limiti agli impegni di spese correnti, divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziamenti e investimenti, divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo. In caso di messa in atto di comportamenti erosivi del patto, ciò per comportamenti che pur legittimi risultano intenzionati e strumentali e strumentalmente finalizzate ad aggirare i vincoli di finanza pubblica, sono previste sanzioni di pecuniarie fino a 10 volte l'indennità di carica percepite sia dagli amministratori e fino a 3 mensilità del trattamento retributivo per i responsabili del servizio economico finanziario. Quindi sicuramente bisognerà stare attenti o evitare che possa cadere la scure anche sui dipendenti, sui funzionari e sugli amministratori.